Il calcio canavesano ha sempre prodotto società di alto livello che hanno giocato in categorie superiori, arrivando anche al mondo del professionismo e regalando sicuramente una ribalta importante al nostro territorio. Poi negli ultimi anni, come sappiamo, purtroppo il nostro football ha avuto una serie di problematiche, ha dovuto affrontare situazioni diverse e oggi, nonostante ci siano ancora tante società che hanno passione a livello maschile, le categorie che vedono le nostre squadre protagoniste purtroppo sono via via diventate sicuramente importanti a livello regionale, ma non più quelle di un tempo. Però il territorio canavesano in realtà ha una squadra che mantiene alto il nome del Canavese e il nome in questo caso in particolare del territorio pugliese. È l'Independiente, squadra di calcio femminile che milita nel campionato di Serie C, che è un campionato a livello nazionale. Questa sera con noi in studio abbiamo Roberto Tridello, il presidente dell'Independiente. Buonasera Buonasera. Roberto. E con lui, con te, chiacchieremo un attimino, raccontando un attimino di quello che è l'esperienza, come nasce l'Independiente, ma soprattutto l'impegno in un calcio che in questo caso è totalmente femminile, Certo. perché in passato non sono mancate sul territorio squadre che hanno dato anche spazio al calcio femminile, ma erano più, diciamo così, una parte di realtà maschili, di società prettamente maschili. Certo. Invece voi siete totalmente una realtà al femminile. Noi siamo una realtà femminile che è nata praticamente col nome di Independiente Ivrea nel 2019. La squadra femminile, prima squadra che faceva l'eccellenza nel 2019, si chiamava prima Ivrea 1905. Poi nel 2019 abbiamo deciso di staccarsi dal maschile dell'Ivrea 1905 e abbiamo deciso di fare con gli altri soci solo femminile, perché abbiamo detto da Aosta a Torino non c'è una squadra o un settore femminile. Se noi riusciamo a fare il femminile, magari prendiamo tutte queste ragazzine, che ce ne sono tantissime, che da Aosta almeno possono fermarsi a Ivrea e imparare il calcio femminile. Noi a oggi, dal 2019 a oggi, abbiamo circa 80 ragazze, perché abbiamo l'under 8, l'under 10, l'under 12, l'under 15, l'under 17, quest'anno under 19 è la prima squadra. La Complimenti. prima squadra è a livello nazionale ed è al terzo anno di livello nazionale, girone A, e in questi 3 anni di campionato abbiamo ottenuto delle ottime posizioni. Il primo anno siamo arrivati noni, l'anno scorso siamo arrivati settimi e quest'anno puntiamo, avendo cambiato anche l'allenatore, ad arrivare nei primi posti. Non dico di vincere il campionato, ma di dare filo da torcere a tutte le altre squadre, perché di squadre competitive ce ne sono, tipo il Pinerolo, che è da anni che è sempre in zona alta, tipo il Pavia, che è una squadra molto calibrata, tipo l'Orobica, che era una squadra che era stata in Serie A, poi retrocessa, e adesso di nuovo ha rifatto la squadra per risalire. E quindi noi siamo lì, tra virgolette, a toglierci qualche nocciolo ogni tanto e dare qualche mazzata a qualcuno. Quest'anno siamo riusciti a vincere con il Pinerolo all'andata, e il Pinerolo fino a 2 domeniche fa aveva perso solo contro di noi, tutte le altre le aveva vinte, quindi sono quelle piccole soddisfazioni. Siamo andati a Cuneo contro il Frido e abbiamo vinto a casa loro, quindi noi ci prendiamo queste soddisfazioni. Poi tutto quello che viene è sempre ben voluto. Per il resto posso solo dire che il calcio femminile per me è stata una bellissima esperienza. Nonostante io ho fatto calcio maschile, poi io mi sono messo a fare presidente nelle varie società canavesane, tipo a partire dagli E, poi sono andato all'Ivrea Montalto, che poi siamo diventati Ivrea 1905, e poi la decisione con alcuni altri soci era di fare solo femminile, l'abbiamo chiamata Independiente. Independiente perché l'abbiamo preso dal romanzo di Mauro Berruto, Independiente Sporti, che vuole dire sport a tutte le età e soprattutto lo sport è vita, e questa è la verità. Beh, il fatto che comunque appunto abbiate creato un settore giovanile, quindi dalle piccoline arrivare poi appunto alle più grandi, alle adulte, è un discorso importante perché significa che c'è la possibilità di avere un ricambio generazionale che purtroppo negli anni passati in certe società era difficile riuscire a realizzare. Difatti, il nostro obiettivo è di creare questo settore giovanile, di non perdere le varie annate, perché vogliamo arrivare ad avere poi dell'organico nostro, cioè delle ragazze che magari arrivano da Aosta, da Vercelli, da Biella, che facendo l'Under 19 diventano bravissime e le possiamo inserire in Serie C, tenendo ben presente che la Serie C femminile è un ottimo livello.
Non è, uno non può pensare al calcio femminile che sia la classica partitella tra donne, non è vero, è diventato veramente un bel calcio da vedere, un calcio pulito e dove c'è sempre la terza fase, nel senso come nel rugby, cioè c'è sempre la stretta di mano, uno scontro di gioco, benissimo, per le ragazze non è mai uno scontro di nervosismo, è uno scontro che è avvenuto perché durante il Nella gioco si fase di danno la calcio. mano, si danno due carezze sulla faccia e continuano a giocare. Il bello anche di capire, che si capisce dalle tue parole, Roberto, che c'è una grande passione, c'è un grande trasporto, ma anche la volontà di fare un qualcosa appunto per il futuro. Un futuro che non è facilissimo per le società sportive, perché riuscire anche a trovare, diciamo così, i È soldi vero. necessari per crescere. È vero che il calcio femminile sta crescendo, però è comunque, visto che avete anche delle trasferte Sì. importanti, ci sono anche degli esborsi non indifferenti sotto quel punto di Sì. vista. Difatti noi, tra virgolette, ci basiamo su delle sponsorizzazioni liberali e su, diciamo, con le entrate del settore giovanile e soprattutto quando i nostri bravissimi direttori sportivi delle under riescono a organizzare dei tornei e quindi lì si cerca di racimolare. Poi ovviamente stiamo anche noi cercando degli sponsor importanti. Speriamo che prima o poi qualcuno veda il colore arancione che rappresentiamo anche le arance di Ivrea e nonostante andiamo in giro rappresentiamo anche la nostra mitica Olivetti che è stata la grande industria della zona. Tra l'altro voi appunto giocate a Bollengo anche davanti a un bel pubblico, quindi significa che c'è anche dell'interesse da parte dei tifosi, degli Allora, ti posso sportivi. dire che da 3 anni a questa parte ho visto che il pubblico è aumentato, ho visto che chi non ha mai visto una partita di calcio viene la prima volta e poi la domenica dopo ritorna e io gli chiedo perché sei ritornato, perché mi è piaciuto, perché è un altro tipo di calcio, vedi giocare veramente a calcio e questo ti dà ancora sempre più la voglia di continuare e poi soprattutto perché abbiamo dietro, oltre ai vari dirigenti, anche uno staff preparato. Uno staff che lo fa veramente con voglia, con passione. Difatti, io ogni anno ho certi allenatori che mi telefonano, posso venire a fare il femminile, perché lo vedono come un ambiente pulito, un ambiente sano, dove anche il genitore della giovanile non interviene mai come succede nel maschile. Quindi porta la ragazza a giocare, l'allenatore decide, gli fa fare quello che vuole, ma il genitore non mette mai, diciamo, la sua ultima parola. È sempre il campo che parla. Questo è sicuramente molto positivo, visto che proprio di recente abbiamo di nuovo letto di fatti sugli spalti dei campi locali, purtroppo non sicuramente belli. Questo, appunto, facendo un piccolo passo indietro, è il fatto che il calcio femminile comunque in Italia sta avendo, non definiamolo un boom, però una crescita notevole, perché grazie anche a tutta una serie di società professionistiche che hanno investito e stanno investendo su questo mondo, effettivamente si sta scoprendo un calcio che all'estero è già abbastanza conosciuto, anzi in America per dire, come può essere in Spagna, effettivamente il calcio femminile ha un grande seguito. Leggevo quest'estate che addirittura il derby, pardon, il classico spagnolo tra Real Madrid e Barcellona a livello femminile ha portato al Bernabéu qualcosa come 90.000 persone. Una cosa che nel calcio femminile è veramente record. Quindi significa che c'è una grande Sì, evoluzione, ma un'evoluzione anche a livello tecnico. c'è anche un'evoluzione a livello tecnico e ti posso dire anche che il calcio femminile prenderà piede, come lo ha preso, come dicevi tu, all'estero, proprio perché si arriverà appunto che tutte le società professionistiche dovranno avere un femminile, ma non solo la prima squadra femminile, ma un settore femminile, vedi la Juventus. Io ho avuto l'occasione di andare a vedere diverse partite della Juventus Che femminile. apro una parentesi, tra l'altro c'è anche un eporedies di mezzo perché è Stefano Braghin. Stefano Braghin, ottima persona, e tu noti proprio che io sono andato a vedere la partita con l'Arsenal, sono andato a vedere la partita con il Lione l'anno scorso, vedi che all'estero sono un passo molto più avanti delle nostre. Infatti Stefano sta facendo un grandissimo lavoro nella Juventus per portare a casa delle ragazze valide per poter mirare a qualificarsi alla Coppa Campioni. E prima o poi ce lo farà perché se lo merita ed è una persona veramente onesta, corretta e se lo meriterebbe veramente. Diciamo che la Juventus è un punto di riferimento
a livelli professionistici massimi, perché adesso si parla anche di calcio professionistico, finalmente anche a livello femminile. L'Independiente deve essere, può diventare un punto di riferimento per la fascia un pelino sotto, ma comunque. Infatti l'Independiente è proprio nata per essere un pelino più basso della Juve. Noi non miriamo a vincere il campionato, poi se succede, come torno a ripetere, lo vinciamo e saliamo tranquillamente in Serie B, ma di dare la possibilità a tutte queste ragazzine, come dicevo prima, di non pensare di dire vado alla Juve e mi devo fare 100-200 km da Aosta. Ma c'è un Independiente, ti fermi ad Ivrea, impari a giocare perché gli allenatori sono preparati, dopodiché se hai la possibilità e ci saranno dei tecnici che verranno a vedere di portarti alla Juve, noi siamo ben felici. Io un domani dal mio vivaio uscisse una ragazza che va a giocare nella Juve in Serie A, e vabbè ragazzi, un po' di soddisfazione c'è. Da padre, essendo avendo una figlia, e penso che in questa situazione qua sono anche qui un padre di tutte queste ragazze, la soddisfazione c'è. Bene, Roberto, a questo punto non rimane che invitare prossimamente, perché parlavamo prima, telecamere spente, adesso il campionato riparte, la seconda parte del girone di ritorno, ma ci saranno un po' di soste, c'è la nazionale, quindi alla fine ci saranno un po'. Però invitiamo la gente a venire la domenica al Gaglione a Bollengo per venire a vedere l'Independiente, a fare il tifo, ma anche per scoprire uno sport, un calcio che ha tanto da dire. Ti ringrazio per queste belle parole perché, come ripeto, venite a vedere l'Independiente Ivrea, ma non perché è l'Independiente Ivrea, venite a vedere il calcio femminile che vi appassiona e potete sempre valutare in confronto al maschile, che veramente è un altro tipo di calcio, il vero calcio. Grazie. Bene, con queste parole salutiamo Roberto Tridello, presidente dell'Independiente Ivrea. Grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a voi e alla serata. E a questo punto, tutti al campo Bollengo a vedere e a fare tifo per le ragazze in arancione e con calcio femminile, che sicuramente ci regala delle grandi soddisfazioni.